portavi. Venite qua, presto! Fermatelo! Prendetelo! Scappa! Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, avvocato. Hai finito quel lavoro, Luisa? Sì, sì. Ecco qui. Fatto presto, no? Vuol fermare i fogli, avvocato? Non importa, grazie. Scusi, avvocato, un attimo. Volevo chiedergli se poteva fare qualcosa per una mia amica. È la moglie di Ilari. Sa quello che hanno accusato d'aver ucciso Marcella Punteri? Ah, sì. Ma in questo momento ho molto da fare, Luisa, lo sai. Avvocato, ma era innocente. Un minuto, vengo subito. Ne riparleremo, Luisa. Passo più tardi. Ciao, Roberto. Ciao. Ho una sorpresa per te. Papà ha accettato di conoscerti. Ah, sono contenta. Ecco, con questa farai una bella figura. Benissimo. Il vestito può andare? Così, così, può passare. E la cravatta anche? Non è l'ideale, ma può andare. Te ne farò una più bella. Di dedicarsi al penale è ammirevole, ma tenga presente che in questo campo non è ammesso restare dei mediocri. O si è qualcuno, o è meglio scegliere un altro ramo. Il civile, ad esempio. Non mi spaventa seguire una strada difficile. Del resto qualcosa ho già fatto, ricorderai il caso Tiberi. Sì, lo ricordo. È stata la mia prima vittoria. Proprio oggi mi hanno offerto di difendere quell'Ilari, sa quello che ha ucciso la sua ex amante? Ne ho sentito parlare, ma non so se le convenga. Sì, Ilari oggi è sulla bocca di tutti, giornali, radio, è l'uomo del giorno. Ma ho l'impressione che sia un fuoco di paglia. Il processo sarà brevissimo e insignificante. Roberto, stanno trasmettendo delle notizie su Ilari. Qualche giorno sembrava avviato a conclusione e poteva considerarsi chiarito, torna in primo piano con le sue ombre e il suo mistero. Tutte le prove sono contro Mario Ilari e la fuga non potrà essere che una prova di più a suo Ilari è fuggito. Ma allora la cosa può diventare interessante. Che ne dice lei? Se fossi in lei mi muoverei subito. Un colpo di scena di questo genere può veramente preparare un processo clamoroso. Lo penso anch'io. Vada, vada subito. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ecco, signora. Così me li consegni. Le correggo domani, non c'è fretta. Quella se non corre dietro il fidanzato muore. Buonasera. Buonasera, avvocato. Senti, ho bisogno di te. Ilari è fuggito, pare si trovi alla borgata. Bisogna convincerlo a consegnarsi subito alla polizia. Allora accetta la mia proposta. Sì, ma bisogna far presto. Andiamo. Buonasera. 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 Buonasera, avvocato. Oh, anche tu devi che fa la matta stasera. Oh, oh. Fa la nanna su, fa nanna su, sì, bello, sì, fa nanna. Gina.
Perché sei scappato? Avevo paura, Gina. E ti volevo dire che sono innocente. Non l'ho uccisa io. Stai zitto. Vattene via. Ti aspetta allo stadio. Vattene. Gina. Non me lasciar solo. Sergente, comando commissario. Le camionette sono arrivate, siamo tutti qui. Bene. Seguite quella strada che costeggia la ferrovia. Sono convinto che si nasconde negli orti o nei canneti da quella parte. Va bene, commissario. Andiamo. Ragazzi, state attenti. Andiamo di là. Andatevene a casa, se non rischiate di buscarvi una pallottola. Via, via! Camminate, dentro. Se no vi faccio sentire stamagne, eh? Pensa tu a servire la gente. Chissà quella poveretta in che guai si trova. Ma chi te lo fa fare? Sempre lo stesso. Nessuno, quello è un disgraziato. Ti farà morire di crepa con... Io voglio morire, voglio morire! Gina. Lasciatemi stare! Gina! Oh, Luisa, aiutami tu! Avvocato, fate qualcosa, salvatelo! Tia, calma, penserò io a tutto. Fatti coraggio, l'avvocato è qui per aiutarti. Sai dove si trova Mario? Io ho detto di nascondersi allo stadio. Andiamoci subito. No, è meglio che vada sola. Noi cercheremo di raggiungerlo da un'altra parte. Presto, su. Dalla parte dello stadio, è nascosto laggiù. Presto! Mario! Mario.
suonatore deambulante. E adesso tocca a te. Va, vieni qua. Luisa! La vuoi smettere una buona volta? Dove domani sei, ti vesti da terra, non lo sai. E le scarpe? Le scarpe dove le hai ficcate? Chiccolino, dove sei? Sottoterra, non lo sai. La manderei scalza, quella ragazzina. Tutto il giorno, non fai niente. Altro che storie. Chiccolino, dove sei? Non fare inchiottare la mamma. Lo sai che stamattina deve andare a Viterbo da Stefano. Lo dice la mamma, se porta pure a me. È tanto tempo che non lo vedo. Sei troppo grande già. Su, ormai paghi mezzo biglietto in treno. Permesso. Ciao. Ciao. Ho una cosa per te. Signor, me la potete tenere voi per oggi la ragazzina. E io devo andare. Te la tiene Mariuccia? Sì, sì. Ah. Ecco qua. Su. Che t'ha detto l'avvocato? Ecco il permesso per vedere Mario. Oh. Sei contenta? Bell'affare hai fatto a metterti in mano a quelli. Quelli basta che parlano e poi ti rovinano. È autorizzata a visitare. Andiamo? Sì. Domani potrai vederlo. Tu sei nuova di qua? Sì, è la prima volta. Che è tuo marito? Sì, è mio marito. Buongiorno, avvocato, grazie del permesso. Può aspettare ancora un po', signora. Ma le pare. Io... Scusi, scusi. Buongiorno, giudice. È stata accolta la mia richiesta per il rito normale? Ma, caro avvocato, non c'è niente da fare. Omicidio premeditato. Ma siccome la vittima era anche in stato interessante... Ma Ilari si professa innocente e la procedura per rito formale è molto grave. Lei dimentica la fuga, avvocato. La fuga è il più grave atto di accusa. E anche la più chiara delle confessioni. Buongiorno. Buongiorno. Sarai giudicata per rito formale, lo sai? E che vuol dire? Che tra pochi giorni ci sarà il processo. Beh, meglio così. Così mi faranno uscire di qui. Così come stanno le cose, l'ergastolo non te lo leva nessuno. L'ergastolo vuol dire entrare in prigione adesso ed uscirne dopo morto. Vuol dire che non vedrai più Gina e la bambina. E che devo fare, avvocato? Io sono nelle mani vostre. Così va bene. Cominciamo a ragionare. Senti, devo chiedere per te le attenuanti generiche specifiche. In parole povere, devo dire che tu sei stato provocato continuamente. Hai capito? Va bene. Ma per far questo devi dire la verità. E confessare. Confessare che? Ma io non ho fatto niente. E allora non andiamo d'accordo. Nei giorni scorsi hai dichiarato che non vedevi Marcella da qualche mese. Nel frattempo Marcella resta incinta. Ti scrive delle lettere nelle quali afferma che il bambino è tuo e minaccia il finimondo se tu non torni da lei. È vero? Sì. Senti, qui non c'è Gina che ascolta. Hai rivisto Marcella in quel periodo? No. Non la vedevo più da tanto tempo. Però la sera del delitto l'hai vista? Sì. Per dire che con me non c'era più niente da fare. E il bambino allora è venuto da sé? Non è mio. Chissà da chi l'ha avuto. Avvocato, voi parlate bene, ma... Io ho già detto al giudice che dopo Marcella sono stato a Monteverde da Greta. Insisti ancora su questa Greta immaginaria di cui non sai altro che il soprannome. Greta. Io invece voglio sapere la storia dei tuoi rapporti con Marcella. Marcella era la tua amante, vero? Era la tua amante? Non lo so. Più parlo, è peggio, Io sto parlando nel tuo interesse. La prassi esige che l'imputato sia d'accordo con il proprio avvocato difensore sulla linea di condotta da tenere al processo. La giustizia si basa su prove concrete. E tutte le prove sono contro di te. Dopo tutto quello che tu stesso hai ammesso, non puoi far altro che confessare.
In questo caso chiederò l'applicazione delle attenuanti generiche e specifiche, mettendo in rilievo la provocazione continua che è sfociata nel delitto preterintenzionale. Deciditi. Non ci capisco niente. Io non parlo. Non dico niente a nessuno. A nessuno. Non sono stato io. Tutti ce l'hanno con me. Jean. Ciao, Mario. Che sei venuta a fare? Non devi pensare più a me. C'hai della gente che ti vuole bene. C'è Pietro. Ti vuole sposare. E smettila di dire queste sciocchezze. Adesso mi fai piangere anche la ragazzina. Sta zitta, su. Dalla a me. Mario, mi vuoi sposare? Ma sei pazza. E perché no? Se non l'abbiamo fatto in tanti anni, facciamola adesso. Don Antonio ci aiuterà. Ma io sono un assassino. Hai sentito quello che dicono? Io lo so che non sei stato tu. Sì, non sono stato io. Ma qua c'è la cosa per direttissima. Le attenuanti, la preter, la prassi. Ma che me importa della prassi? Io te voglio sposare. Gina. Gina mia. Tutti i testimoni hanno parlato senza sapere quello che dicevano. Mi hanno abbandonato tutti. Andiamo, Mario. Ci penso io ai testimoni. Ci parlo io. Ciao. Ciao, Mario. Ciao, Gina. Sta tranquillo. Salute, ragazza. Buongiorno, Luisa, devo parlarti. Mi dica, avvocato. Si tratta di Mario? Sì. È il più strano e testardo cliente che abbia mai avuto. Abbia pazienza, non è istruito. Ha paura di tutti. Lo so, infatti sto cercando di capirlo, ma mi sembra che nasconda qualcosa. Che cosa, avvocato? Non so, per esempio non mi dice la verità sui rapporti avuti con Marcella negli ultimi tempi. Non si vedevano più da qualche mese, da quando Gina li scoprì insieme e tentò di uccidersi. Mario vuol bene a Gina e non ha più visto Marcella. Sei sicura di ciò che dici? Beh, io credo che sia così. Sarà, ma voglio assumere informazioni sul posto. Ci sarà pure qualcuno che ne saprà di più. Tu puoi accompagnarmi? Non so, posso chiederlo alla signora. Sai, come avvocato non posso condurre inchieste private, né posso avvicinare testimoni. Se vieni con me le domande le farai tu. Beh, se è così vengo senz'altro. Ecco, qui abitava Marcella. Aveva una stanzetta in affitto. Chiedi alla portiera se in questi ultimi tempi ha visto Ilari. Non dimenticare che alla polizia ha detto di non ricordarsi niente. Rispondono tutti così alla polizia. Ma a me dirà la verità. Tempo fa le ho messo a posto dei documenti per il figlio. Ti interessi a tutti, tu, imbolgata? Che vuole, sono l'unica che ha studiato un poco. E ogni volta che hanno bisogno di qualcosa si rivolgono a me. Perché hai lasciato gli studi? Siamo rimaste sole, io e la mamma. E ho dovuto impiegarmi. Non hai fratelli? Sì, ce l'avevo uno. Ti aspetto qui. Cosa ti ha detto la portiera? Giura che da mesi Mario non si è visto da queste parti. Andiamo via subito. Buonasera, avvocato. No! Permette. Oh!
che ti è successo? Oh, ci mise la mano in dall'ingranaggio, un altro pochettino ci rimaneva la vita. La vita? Oh. Se ci facevi far noi, che non ti succedeva? Ah, oh, Carmela, Carmela, come tu sei morta. E mi hai lasciato solo con questi cinque fatienda. Corri, Pasquali. Salve. Buonasera. Dobbiamo parlare chiaro noi due una volta per tutte. Tu lo sai perché sono qua. Parola d'onore non lo so. E poi io non so niente. Ah, lui è quello che non sa mai niente. Niente, niente. E allora perché hai detto che Mario l'hai visto alle 9? Che dovevi prendere una medicina a quell'ora? Ma parla, disgraziato! Ma che già parlai, non saccio niente. Non volete che sono un povero padre di famiglia? Padre di famiglia? Io voglio sapere la verità. Mario dice che t'ha vista alle 8 e non alle 9. È stato vestiti che non me lo mangio! Voglio sapere come sono andate le cose. Non ci fatevi saughetti, credetemi. È stato lui per prima a dire alla polizia che l'avevo visto alle 9. Io che ci potevo fare? Io tengo 5 figli a Ramagnà. Allora andiamo da lui. E andiamo, certamente quello a quest'ora sta all'osteria. Voi capite che io non voglio far male a nessuno. E piantala. Apri gli occhi, ubriacone. Che volete tutti quanti da me? Lasciatemi in pace. Ah, lo sai bene cosa vogliamo. Ma io pago. E tu che vuoi? Erano le 8 quando hai visto Mario, di la verità. No, erano le 9, non le 8. Che avete da dire? Avete visto che è stato lui a parlare? Io che c'entro? Io non c'entro niente. Tu sta zitto che sei una carogna. Tu finisci male. Sputa fuori la verità. Tu hai detto così alla polizia perché volevi avere la licenza di fruttarolo. Ma lo sai che per Mario c'è l'ergastolo se tutti i testimoni parlano a casaccio come hai fatto tu, per paura di guastarsi con la polizia? Bada che noi ti denunciamo per falsa testimonianza. Vabbè, avrò sbagliato. So cose che possono pure succedere. Su, lasciatelo stare. Mi basta che abbia detto la verità. Io non gli voglio far male. Beh, adesso ci beviamo un goccetto di vino sopra. Vieni, Gina, aiutami. Vuole ancora parlare con Baldi? Vedo che non c'è, bisognerebbe aspettarlo. No, non importa. La ritrattazione di quest'uomo mi ha lasciato intravedere una nuova possibilità. Quale? Come ha mentito quello là, potrebbero aver mentito anche coloro la cui testimonianza ha un valore decisivo. Ecco, guarda, la lista dei testimoni. Dammi ogni giorno informazioni sul loro conto. Greta, sei proprio fissata. Sono fatta così. Verrà il giorno che anche lei, avvocato, crederà nell'esistenza di Greta. E allora? E allora? Niente. Questa a te. E Gì? Tieni. Guarda che c'è l'avvocato. Oh. Ha sentito, avvocato? Mario dice la verità, è innocente. Non esageri, signora. In fondo, quelle testimonianze avevano solo un valore relativo. Bisognerebbe mettere in dubbio il movente del delitto, che è preciso. E poi ci sono prove molto più gravi. Ma come, avvocato? Stia tranquilla, signora, sto lavorando. Andiamo, Luisa, non posso più restare qui. Non ti preoccupare, Gina, ciao. Ciao, Luisa. Siedi. Sigaretta? Non fare complimenti. Grazie. C'è qualcuno alla borgata che ti vuole male. Se ne è accorto anche lei? Sì, hai ragione. Ma ora è necessario che tu parli. Di Marcella? Non c'ho niente da dire. No, non riguarda lei, ma un tuo compagno di lavoro, un certo Gino Amoroso. Egli afferma che probabilmente il coltello con il quale è stata uccisa Marcella apparteneva a te. Non è vero, ha detto una bugia. Calmati. Dovresti convincerti che io sono qui per aiutarti. E allora perché mi fate queste domande? Eh sì, lasciamo stare la faccenda del coltello. Del resto Amoroso ha dichiarato di non essere sicuro di quanto affermava. Ci sarebbero però le lettere. Non è vero che il bambino è mio, ve l'ho già detto. E va bene. Cercherò di mettere in dubbio il contenuto della lettera basandomi sulla poca attendibilità morale della morta. Veniamo agli orari. Dunque, sei stato visto alle 8 da Bistecca e Ughetto con Marcella. Ah, abbiamo sodato che erano le 8 e non le 9. E poi hai lasciato Marcella. No, non l'ho più vista. Perché sono andato da Greta a Monteverde. A Monteverde? A fare che? L'avevo conosciuta entrambe il giorno prima.
Mi aveva promesso un lavoro e invece non aveva combinato niente. E tu non sai né il cognome né l'indirizzo. E la polizia stessa non è riuscita a trovarla. Ma io vi dico che c'è. Cercatela. Senti, a me non interessa se sei stato tu a uccidere Marcella oppure no. Io devo solo tirarti fuori dal carcere facendo crollare le testimonianze gravissime che ci sono contro di te. Voglio che ti riconoscano la insufficienza di prove. Niente. Marcella è stata uccisa presso il ponte della ferrovia. È qui che ti vedevi con lei quando era la tua amante, vero? Ricominci con il tuo mutismo adesso? Rispondi alla mia domanda. Sì, ma che c'entra il ponte della ferrovia? E invece c'entra. La polizia ha assodato che Marcella è andata volontariamente in quel luogo non molto lontano da casa sua. E c'è andata con l'assassino, che conosceva bene il posto. Marcella è stata vista uscire di casa alle 10:15, si è incontrata con l'assassino che l'aspettava e si è avviata verso il ponte come per un convegno d'amore. Dopo 20 o 30 minuti, Marcella veniva uccisa dall'uomo che era con lei. Ora, proprio verso le 10:15, tu saresti stato visto andare verso la casa di Marcella da un certo Calì. Te lo giuro su mia figlia che non è vero. Se riusciamo a distruggere questa testimonianza, sono certo di ottenere la insufficienza di prove. Avvocato, ho giurato. Neanche adesso mi crede. Cerca di ricordare. Calì, non aveva qualche motivo di rancore nei tuoi riguardi? Non credo. 2 anni fa chiese metà del mio campo. È proprio tuo il campo? Non apparteneva a nessuno. Ah, è lei, padre. Venga, non si disturbi, avvocato. Ero venuto solo per il matrimonio di Ilaria. Ho finito. Si accomodi. Buonasera. Dunque, vuoi sposare Gina? È lei che lo vuole, padre. Benedetto figliolo, dovevi essere accusato di omicidio per deciderti ad accontentare quella poveretta. È stata buona, Gina. Bella la vita, Platone. Da 2 giorni via a far l'amore. Tanto Calise è un stupido, un tocco de pan e te lo da sempre. Ma stavolta niente, ti fischi la ida. Capito? Oh, che fai là dentro? Quello è mio! Questo non è di nessuno! Chi se lo piglia è suo! E beh, l'ho preso prima io! Ci lavori tu? No, io sì! Allora è mio, hai capito? Hai visto? Adesso mi rubano anche il campo. Dimmi, domando perché il Padre Eterno che ha fatto la donna. Bah. Hai ottenuto il visto? Ma che, devo andare adesso al vicariato. E se non me lo danno non ci possiamo sposare. E se non me lo sposo Mario mi fa qualche altra fesseria. Quello riscappa, magari si ammazza. Se poi me lo sposo, me lo mandano all'ergastolo. Che bella vita. Su, non parlare così, Gina. Vedrai che oggi potrai sposare Mario e non te lo condanneranno. Senti, Luisa, mi sembra che abbiamo sbagliato a scegliere quell'avvocato. Ma no, è molto bravo. E ci sa fare. Solo deve convincersi di una certa cosa prima di agire. Sarà come dici tu. Ma io non sono ancora riuscita a parlargli. Non lo capisco, e neanche Mario. Vedrai che l'avvocato te lo fa uscire. E io gli starò molto appresso. Oggi mi metto alla ricerca di Greta. Sai, io non so cosa avrei fatto senza di te, Luisa. Tu hai studiato e io sono una povera ignorante. Ah, brutta bestiaccia, si torna a casa. Ma che vuole quello? Quando si affama si ricorda. Ma sì, andiamo che perdiamo il filo bus. Magna, magna, te godito magna se no me lo magno mi. Ah, ti fa la schisigliosa. Questo è il mio pan. E questo è il cavolo per mia mare. E Dio vuol figlio di una cagna fedifraga. Senta, sto cercando una donna che si chiama Greta. Dovrebbe abitare da queste parti. Greta? È bionda? Sì, sì, bionda, un po' magra. Alta? Beh, regolare. Ma mi sembra che si chiami così. Chi? Una donna che viene a prendere la frutta da me. Dove abita? Laggiù, in fondo alla strada, vicino alla ferrovia. Grazie. Non sono proprio sicura che si chiami così.
Che volete? Per favore, conoscete una certa Greta? Greta? Ma perché cercate Greta? Devo parlare con lei da parte di Mario Ilari, quello che hanno accusato di aver ammazzato Marcella Punteri. Cosa c'entra Greta con Ilari? Ilari, la sera del delitto, stava con lei. Qui non c'è nessuna Greta. Ma non fa niente. Credevo che sapeste qualcosa. Avete sbagliato. Scusate. Prego. Non le ho detto niente. Accidente, che sberlo. Chiudi il becco, tu. Mettiti in testa che se vuoi salvare Ilari siamo rovinati. La polizia ci mette poco a tirare fuori l'affare di Napoli. Ma lasciala perdere, non lo vedi come trema? Questo caso particolarmente toccante che vi trasmettiamo oggi per i 10 minuti della bontà è destinato senz'altro a diventare il capitolo più commovente del romanzo che ormai da molte settimane sta appassionando l'opinione pubblica. Il romanzo di Mario Ilari e di Gina Alfonsi. Innocente o colpevole? Ecco il problema. Intanto, prima che la magistratura si pronunci... Mario, non potresti risparmiarmi questa noia e portarmi a fare una passeggiata in macchina prima di pranzo? Elena, non so se tu ti rendi conto dell'importanza che ha per me questa trasmissione. Questo matrimonio singolare. Alla cerimonia assistono il direttore del carcere, il medico e altri rappresentanti del personale di sorveglianza. Alcuni detenuti dietro le cancellate che dividono la cappella dal corridoio del carcere osservano commossi. Mario Ilari, vuoi tu per legittima sposa la qui presente Gina Alfonsi? Sì. Gina Alfonsi, vuoi tu per legittimo... Vuoi tu per legittimo sposo il qui presente Mario Ilari? Sì. Stringetevi la mano destra. Io vi dichiaro solennemente marito e moglie. Abbiamo trasmesso i 10 minuti della bontà. Ah, finalmente. Possiamo anche andarcene, no? Sei pronto? Buongiorno. Ah, sei tu. Vieni, vieni. Ciao, Luisa. Mi dispiace, non sapevo. Elena, ti presento Luisa Forti, la datilografa di cui ti ho parlato. Ah, ho capito. La mia fidanzata. Piacere. Lieta. Allora andiamo? Un momento ancora, scusa. Hanno trasmesso il matrimonio di Larry. Sì, è finito proprio adesso. Peccato. Mi interessava molto. Hai novità importanti? Sono andata a cercare Greta. Ah, e l'hai trovata? Ecco, in una baracca ho trovato una donna bionda che sembrava piuttosto incerta. Uh-huh. Poi è entrato un uomo e l'ha fatta tacere. E mi ha messo la porta sgarbatamente. Mi sembra la puntata di un romanzo poliziesco. Sto cercando di salvare un innocente. Credevo che l'avvocato fossi tu. Vogliamo andare, è tardi. Cerca di capire, Luisa. La polizia l'ha già battuta quella zona. E se Greta non è stata trovata, vuol dire che non esiste. Avvocato, un'altra cosa. Stamattina Cali lavorava nel campo di Ilari. E perché non me lo hai detto subito? Non me ne ha dato il tempo. Abbiamo capito, c'è ancora da attendere. Cali si appropria del campo dopo aver fatto una testimonianza che rovina Ilari. Potrebbe aver mentito per un po' di terra. Ma che razza di gente vive dalle tue parti? Non l'hai ancora capito? Se riuscissi a provare che Cali ha mentito e che quella sera era in un altro luogo... Senti, non ti è venuta per caso l'idea di andare proprio ora alla borgata, vero? Mi dispiace, Elena, ma devo farlo. Cali tra qualche giorno deve testimoniare al processo e tu sai quanto questo sia importante per Ilari. Certo, è proprio importante. Tutto è più importante di me. Non dire sciocchezze, sai che non è vero. E va bene. Accompagnami a casa, poi prendi la mia macchina. Non vedo l'ora che finisca questo processo.
Se volete ballare con noi, non fate complimenti. Cosa vuoi fare, Luisa? Preferisco rimanere qua, tanto dobbiamo andare via subito. A noi non date mica fastidio. Cosa festeggiate? Niente, ci riuniamo ogni tanto a fare due salti fra noi. Cosa c'è? Teresa e Luigi, lo sapevo che andava a finire così. Perché li fate entrare lì dentro? Beh, si sono fidanzati e ci divertiamo a separare i fidanzati da quelli che non lo sono. Per questo vi avevo invitato ad entrare. Giorgio, vieni a ballare? Balliamo? Sì. Sono simpatici, vero? Sì, molto. Ci hanno scambiato per fidanzati, ha visto? Ho visto, ho visto. Le dispiace? Beh, se ci hanno preso per fidanzati, facciamo i fidanzati. E poi tu sei molto carina. Dici davvero? Intanto tra fidanzati ci si dà del tu. Scusami. E ci si chiama per nome. Va bene. Roberto. Roberto. Scusatemi, ma... Dica, dica. Guarda che gli orecchini non te li diamo, eh? Su, coraggio. No, non posso. Sono cattivi, sapete. Io non verrò più qui a ballare. Ma non fare quella faccia. Su, cosa volevi? Mi hanno preso gli orecchini in pegno e... Beh, e allora? Mi hanno detto, se li vuoi, devi andare da quei signori lì fuori e devi dire... No, non lo posso dire. Avanti, non ti mangiamo mica. Su, cosa volevi? Dovete baciarvi davanti a tutti. E tu che ne dici, Luisa? Ma io... E allora facciamoli contenti. Aiutiamo la ragazza. Signori, Cali è andato via. Dove? Verso il fiume. Grazie, signorina. Niente, grazie a te, piccola. Ciao. Luisa. Vengo. Non suono più. Non suonerò mai perché più. Perché? È tanto bello. Ma no, quello non è Polveder. E suona un altro pezzo. Ah, no, basta. Basta. Fermo i conti della giornata. Qua. Allora... Sì, il problema è questo. Va bene. Qua, insomma, qua siamo a posto. Sì, manca lo spessore, ma insomma... Ma qua, qua, dimmi un po', quanti mattoni hai portato? Te ne ho portati due. Due mattoni, e tu? Cinque. Cinque? Ma qui ce ne vogliono più di cento. Vabbè, domani te porto l'altro. Se no per Natale la casa non è finita, avete capito? Mettiamola subito nel campo tuo. Ah, no, prima è a casa e poi il mio campo. Prima fate la casa e poi la portiamo nel mio campo, se no voi non lavorate più. Avete capito? E facciamo come vuoi tu, basta che non te ne abbia. No, 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 no. Allora da domani almeno 30 mattoni. Va bene, 30. Se no continuate a prendere l'umidità vicino al fiume. Io ve lo dico nel vostro interesse, eh? Va bene, va bene. Platone, Platone, andiamo. Vieni qua, vieni. Di qua. Cari, è un grand'uomo. Dammi il ferro. Chi siete? Questa è casa nostra. Che volete? Noi non abbiamo niente. Non vogliamo farvi del male. Vogliamo solo un'informazione sul vostro amico Cali.
Però attenti a non dire bugie, se no andate in galera. Siete della polizia, voi? No. Pia una sedia, fallo sedere. Ecco. No, grazie. Prego. Il vostro amico Calì, da quanto tempo viene qui la sera? Da quasi un anno, da quando abbiamo fatto società insieme. Ed è sempre venuto qui, tutte le sere? Sempre, tutte le sere, tranne a Pasqua. Proprio a Pasqua. Quando è stato malato, siamo rimasti soli quella sera. Non potevamo più a sonno. È troppo. Prendete, prendete. Da qua. Dopodomani vi darò altri soldi se venite al Palazzo di Giustizia. Vabbè. Fate vedere questo biglietto all'usciere. Ecco, vi condurrà da me in una grande sala. Statevene buoni finché non vi faccio chiamare, d'accordo? D'accordo. Va bene. Bene, arrivederci. Arrivederci. Non diciamo niente a Calì, se no quello sai... E che so scemo? Li nascondiamo qua sotto. Dammi un po' la paletta, va. Finalmente ho una buona carta da giocare. Faccio arrestare Calì per falsa testimonianza. Ma è proprio indispensabile. Non vedo come potrei evitarlo. E poi è un miserabile. Senti, Roberto, ho una confessione da farti. Non è vero che non ho fratelli. Ne ho uno. E si trova in carcere. 2 anni fa eravamo in molti in casa. C'era con noi una famiglia di sfollati. Non ci si faceva vivere in quelle 2 stanze. E la mamma era malata. Stefano tentò di mandarli via. E giunsero a una rissa. Lui ha fatto male, certo. Ma lo vedi com'è ridotta la mia famiglia senza un uomo. Calì ha una madre in ospizio che ha bisogno di lui. Mi rendo conto. Ma di qui non si scappa. O va dentro Calì o ci resta Mario. Potremmo convincere Calì a ritrattare. No. Con un tipo come Calì le mezze misure non servono. Mi auguro che tu ti renda conto di quello che stai facendo. Sali su, ti accompagno. No, grazie. Vado con Luigino. Buongiorno, avvocato. Ci saranno molte persone oggi che parleranno male di te. Cerca di restare calmo. Vedrai che daremo grossi dispiaceri ai nostri avversari. L'avvocato Marini è sistemato. Sembra che stia conducendo un'inchiesta privata fra i testimoni della borgata. Bel colpo. È proprio sicuro di ciò che dice? Avvocato, glielo assicuro. L'ho visto io stesso con i miei occhi alla borgata. Ho cercato anche di fargli una fotografia. Dia un'occhiata all'albo. Interessante, interessante. Ne potrebbe uscire un servizio sensazionale sulle borgate. Certo, ho faticato un po' per farlo, ma se me lo facesse pubblicare sarebbe un buon colpo per me. Senta, io posso presentarla a un famoso giornalista, ma a una condizione, che mi porti tutte le fotografie che riesce a fare all'avvocato. Avvocato, ci penso io. Intesi, allora, grazie. La seduta è aperta, si continui l'escussione dei testi a carico. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dite, lo giuro. Giuro. La parola al pubblico ministero. Volete ripetere alla corte come e dove vedeste l'imputato Mario Ilari il 10 sera? Volete rispondere? Sì. Che ore potevano essere? Le 11. Avete detto le 10 e 15 alla polizia? Sì, erano le 10 e 15. Dove? Vicino a casa di Marcella. Faccio notare alla corte l'importanza di questa affermazione. L'imputato si trovava veramente vicino alla casa di Marcella nell'ora del delitto. Ho finito. Avvocato Marini, ha niente da chiedere al teste?
Signor Presidente, il teste afferma di aver visto Mario Ilari verso le 10:15 nelle vicinanze della casa di Marcella. Può egli affermare di averlo visto veramente, sapendo che la sua testimonianza manderà all'ergastolo un uomo? Risponda! Sì. Protesto! Protesto! Protesto accolto! Signor Presidente, costui, dopo l'arresto di Ilari, si è impadronito di un suo campo. Mi sembra evidente che avesse tutto l'interesse a che Ilari andasse in carcere. Protesto! Il terreno non era degli Ilari, il terreno non è di nessuno. Esso veniva coltivato abusivamente. Mi sembra che l'avvocato voglia muovere insinuazioni molto basse a carico di un uomo rispettabile. E va bene, rettifico. Il campo non è degli Ilari, non è di nessuno. Il teste è una persona rispettabile. Vi descriverò allora la vita che conduce quest'uomo. Egli abita in una specie di canile, non ha mai avuto un lavoro stabile. Vive dei più strani espedienti. Sentite. Egli ha costituito una specie di società con due vecchietti, due vagabondi che vivono sulla riva del fiume. Stanno costruendo insieme una casa, se così si può chiamare, su di un carrozzone da circo. E sapete chi ne ha fatto il progetto? Cali. E sapete come viene costruita? Così, lateralmente. Tanto che un pezzo di tetto è sostenuto, credo, da una scala o qualcosa del genere. E così quest'uomo, miserando, che non aveva mai trovato tra le persone civili e normali chi lo stimasse, chi minimamente lo comprendesse, si è formata la sua piccola corte. E per avere su di essi, sui due vecchietti, un maggior ascendente, non esitava a propinare loro dei magnifici concerti serali sulla riva del fiume, eseguendo le più soavi melodie delle nostre opere liriche. Sapete con che cosa? Con questo arnese da falegname. No, non si suona così. Ah, lo so che tu la suoni meglio di me. Chiedo che il teste sia presente domani al sopralluogo per accertare con esattezza il punto dal quale avrebbe visto Ilari. Accolto. 10 minuti di sospensione. Allora hai capito. Domani alle 10 devi trovarti a Ripavecchia proprio dove hai visto Ilari. Luisa, hai visto com'è crollato? Ora puoi tentare di convincerlo. Se non ci riuscirai, domani lo faccio arrestare. Non so se riuscirò ora a fargli fare quello che vuoi tu. Andrò da lui stasera. Rallegramenti, sei stato molto bravo. Mi hai fatto divertire un mondo. Eccolo che viene, digli fatto suo. E diglielo tu se sei capace. Io perché? Io non c'entro. Così vi riscaldate meglio, eh? Avete sempre freddo voi altri. Dite a avvocato che ha ragione. Sono un miserabile. Il corpo è stato trovato qui. Devi prendere da quella parte quando il presidente ti chiamerà. Vai. Vai. Poi ti fermi vicino al corpo. E quando te lo diciamo noi, ti metti a correre da quella parte e ti fermi qui.
Ehi tu! Fermati! Laggiù era Calì quando ha visto Ilario. Ah, non sono tanto sicuro di questa storia. Persisti ancora nell'avere dei dubbi? Allora saresti sulla traccia del vero assassino? No, non ancora. Ma c'è. Vedrai, verrà al tribunale. Mi basterà la sua più piccola reazione per pizzicarlo. Tanti auguri. Ecco la corte. Buongiorno. 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 E quello è il posto dove è stato trovato il cadavere, l'imputato è là. Procediamo allora. Signor Presidente, chiedo che sia chiamato il teste Calì. Va bene. Usciere, chiamate il teste Calì. Calì Antonio! Calì Antonio! Calì Antonio! Calì Antonio! Calì Antonio! Non siamo riusciti a trovarlo. Nemmeno l'usciere è riuscito a trovarlo. Se l'è squagliata, me l'ha fatta. Non dovevo assolutamente lasciarlo andare. E adesso non mi restano che i due vecchietti da citare come testimoni. Ho perso il più bel colpo di scena della mia carriera. Andiamo alla seduta. Il processo si riapre domani. Cancelliere, metta a verbale le conclusioni della polizia. Perché l'ha fatto? Era un pazzo. Non era un pazzo. Soltanto un povero uomo che non siete riusciti a capire. Gli avete distrutto tutto. Avvocato, questa è roba sua. La nostra società è finita. Ieri sera è venuto e ci ha detto: dite all'avvocato che ha ragione, sono un miserabile. Avvocato, ci possiamo tenere il cane? Sì, sì. Grazie. Vieni. Scusi, signora. La signorina Luisa è in casa. A quest'ora già a letto. Avrei bisogno di un'informazione molto importante. Sono l'avvocato Marini. Ah, lei è l'avvocato? Ma, ecco... Falla entrare, mamma. Grazie. Buonasera. Buonasera. Vuoi sederti? No, grazie. Vado via subito. Sono venuto per chiederti un'informazione. Shh, parla piano, per favore, dormi. Forse tu penserai, dopo quello che è accaduto stamattina, che io sono un insensibile. Non ho pensato niente. Devi ascoltarmi. Io mi sforzo, sinceramente, di capire in che cosa consiste lo sbaglio che ha provocato la fine di Calì. Forse comincio a rendermene conto adesso. E non vorrei sbagliare anche con Ilari. Allora li credi? Non so se credergli, ma non voglio fare altri errori. Voglio cercare Greta. Ma tu non puoi occuparti personalmente delle ricerche. Lo farò io per te. No, devo correre io questo rischio. E poi gli ambienti da frequentare non sono adatti per te. Dimmi, quella donna bionda che destò in te dei sospetti, dove l'hai vista? Sotto Monteverde. È una casa isolata, un centinaio di metri da un bar, che si chiama Colombo. Puoi cominciare da lì le ricerche. Bene, ci vado subito. Roberto. Dimmi.
Niente. Volevo solo dirti di scusare la mamma. È convinta che siano stati gli avvocati a mettere in carcere Stefano. Non ti preoccupare, capisco. Sei cara. Ciao. Ciao. Caffè? Caffè. Conosce per caso una certa Greta? No, mai sentito nominare. Che è una vostra parente? No, no. Veramente non mi risulta. Non fa niente, grazie. Scusi, le ho fatto male? Ci potevi andare più piano. Cerca di Greta, deve essere della polizia. Ma che poliziotta, l'avvocato di Lari. Devo avvisare gli altri? No, prima mi ci voglio divertire un pochetto io. Cercavi qualcuno? Dipende. Somiglia a un attore americano. Sul serio? Fai il cinema tu? Sì. Come hai fatto a indovinare? Così. Quali film hai fatto? Beh, io faccio la generica. Che c'è da ridere? Niente. Però ci sai fare. Dipende. E dai, chiudi con la porta. Non puoi dimenticare per un momento adesso un signorino? Non doveva parlarmi? Dopo. Eri d'accordo con lui, eh? Chi è? Ma sei matto, io non so niente. Cosa sai di Greta? Parla! Ma io non so niente, mi fai male. Stupido, hai rovinato tutto. Avanti. Mi voleva parlare? Siediti un momento. Un cognac? Grazie. Ho ammirato il modo con cui hai impostato finora la difesa dell'Ilari. Grazie. Detto da lei mi fa piacere. Sei riuscito con il matrimonio dell'Ilari a farcelo apparire sotto una luce diversa. Hai smantellato le testimonianze a carico. Potresti quindi ottenere per il tuo cliente l'insufficienza di prove, senza eccedere nel tuo zelo difensivo. Non capisco dove vuole arrivare. A questa. E chi ha avuto interesse a farlo? Ma è naturale, il tuo avversario. È un vigliacco. No, solo un furbo. Stavo seguendo una pista per rintracciare la testimone più importante. Se ci fossi riuscito sarei stato portato alle stelle e lei si sarebbe congratulata per primo con me. Ascolta, Roberto, parlo per il tuo bene. Ti conviene rischiare tutto per un uomo tarato, vissuto in un ambiente malsano, che lo spinge a mentire contro l'evidenza dei fatti?
Non ne sono tanto sicuro, potrebbe anche aver detto la verità. Oh, questa è bella, Ilari che dice la verità. Ricordati che per difendere con efficacia il proprio cliente non bisogna mai credere a quello che dice. Non devo render conto a nessuno della mia condotta al processo. E va bene, ma vorrai darmi atto che questa fotografia pubblicata sui giornali ti avrebbe rovinato. Inoltre è evidente che l'avvocato di parte civile cerca di dimostrare che tu stai conducendo un'inchiesta privata in sede di dibattito e se ci riesce sarai costretto ad abbandonare la causa. Sappi anche che questa fotografia mi costa cara, molto cara. L'ho fatto per mia figlia. Presidente, vuol chiedere all'imputato se riconosce questo coltello? L'imputato risponda. Non l'ho mai visto. Ammiro la tenacia dell'imputato. Egli si ostina a non riconoscere per suo questo coltello. È naturale, il coltello col quale è stata assassinata Marcella. Ammettere che è suo significherebbe ammettere che è stato lui ad uccidere. Abbiamo prelevato dalla casa dell'imputato dei coltelli. Spero non voglia negare che almeno questi appartengono a lui. Ilari, questo coltello è tuo? Sì, è mio. Ma allora sei stato tu l'assassino di Marcella, perché questo coltello è quello di prima. Protesto, il mio cliente è stato raggirato. Io protesto per la continua menzogna dietro la quale, con l'aiuto dell'avvocato, Ilari si è trincerato, offendendo la verità e la colpa. Queste sono illazioni del tutto arbitrarie. Chiedo all'avvocato di parte civile di moderarsi e di adoperare metodi più ortodossi per il raggiungimento della verità. In quanto a lei, avvocato Martini, le faccio osservare che non il suo cliente è stato raggirato, bensì la corte. Questo significa non averci voluto ascoltare. Speriamo che capisca il... Vuol chiedere per favore, signor Presidente, all'imputato come mai il suo coltello si trovasse sul luogo del delitto? Ma gliel'avevo dato qualche tempo prima. Allora hai visto Marcella Punteri due volte? Sì, sì. Eppure per mesi hai detto di averla vista una volta sola. L'imputato ha sempre mentito. Protesto. Vuoi raccontare in quale circostanza avresti dato il coltello a Marcella Punteri? Marcella mi scrisse delle lettere dove diceva d'aspettare un bambino mio e mi chiedeva un appuntamento. Io rifiutai sempre, sapendo bene che non era possibile. Quel bambino non mi apparteneva. Un giorno stavo lavorando a Monteverde. Era un lavoro provvisorio di due giorni. A un certo punto me la vidi alle spalle. Io non capivo l'insistenza sua. Non l'avessi mai conosciuta. Possibile che devo pagarla così cara per una volta che l'ho avvicinata? Suonava la sirena e ci fu una pausa per mangiare. Allora tirai fuori una pagnotta e il coltello per tagliarla. Lei me lo lavò di mano. Saggiò la lama col pollice e disse: questo me lo tengo io, così non ti viene la fantasia d'ammazzarmi. Io gli dissi: ma vuoi fare la tragedia per forza? Lei rise. Allora io m'alzai, ero arrabbiato e tornai al lavoro. Però fui proprio io a cercarla ancora, perché l'ultima volta m'aveva detto che mi poteva procurare del lavoro. Io non battevo un chiodo da due mesi un'altra volta. Ogni giorno andavo ai magazzini per vedere se c'era un po' di lavoro come facchino. Non me volevo scoraggiare. Per me ero disposto a qualsiasi lavoro, se era per portare a casa qualche soldo. Ma eravamo sempre in tanti. E la fortuna capitava a pochi. A me poi mai. Quando vidi Marcella mi disse di che lavoro si trattava. Lavoro all'estero dopo che ti facevano espatriare clandestino. Lei poteva favorirmi, ma io dovevo portarmela dietro. Questi erano i patti. Le comprai un po' di caldaroste. Là mi videro unghietto e bistecca alle 8. Cominciai a capire con che razza di gente se la faceva Marcella e perché si metteva appresso agli uomini come una sanguisuga. Capii a che cosa andavo incontro ricorrendo a lei. Ma per me non c'era via d'uscita. Accettai la proposta. Ebbi da Marcella l'appuntamento con Greta per i documenti. Una volta conosciuto il mezzo per filare, pensai: me ne scappo via con Gina.
Greta disse di aspettare qualche giorno. Ma io volevo partire con te, Gina. Non con lei. Divertente questa storiella. Ma non penserai mica che sia credibile. Tu ammetti che Marcella aveva paura d'essere uccisa da te. Ammetti d'aver avuto il pensiero d'eliminarla. Non rispondere! Non rispondere! Ammetti che l'estate scorsa vedesti Marcella di notte nella zona dove il delitto fu consumato, dove ti scoprì Gina, la colpisti così una, due volte. Ci cadde addosso e tu indietreggiasti inorridito e la vedesti immersa in un lago di sangue, la tua vita... Sì! L'ho vista morta. Non hai vista morta. La sera del delitto avevo l'appuntamento alle 11 con Marcella al ponte della ferrovia. È vero, e andai laggiù. Dovevo darle la risposta di Greta. Perché invece di pretendere il denaro come fa quella gente che te manda all'estero, Marcella vuole scappare anche lei e cerca di servirsi di me? La risposta Marcella non me l'ha potuta dare. Sentii un grido e vidi due ombre che scappavano. Io ebbi paura e mi misi a correre. Ero affannato, sconvolto. Non sapevo dove andavo. All'improvviso vidi il corpo di Marcella morta. Ebbi appena il coraggio di toccarla e poi scappai verso casa mia. Gina aveva dato il latte alla bambina e la stava addormentando. Quando mi vide, fece cenno ad avvicinarmi. E tutta contenta mi mostrò il primo dentino della ragazzina. Io mi sentii subito meglio, come sollevato, e non dissi niente dopo quello che era successo con quella donna. Non potevo. Ammetti di aver visto Marcella morta ed essere tornata alle 11 laggiù? Sì. È evidente, sei tornato per trovare il coltello. Ma no. Ho terminato, signor Presidente. Cosa avete da spingere? Si prega il pubblico di restare calmo. Se parli t'ammazzo. Vieni. Signor Presidente, spero che i signori avvocati si siano messi d'accordo sulle repliche delle arringhe. Gina, t'aspetto all'ingresso. La seduta è rinviata a domani. Hai visto che avevo ragione? Sei preoccupato? No, anzi. Questa sera ho proprio voglia di distrarmi, di bere qualcosa. Di scomparire dalla circolazione. Ah, sei tu? Ciao, Roberto. Ho una notizia importante. Oggi al tribunale ho rivisto quella donna bionda di cui ti parlai giorni fa. È Greta, ne sono sicura. Greta? Ancora con questa Greta? Sono stufo di sentirla nominare. Ma chi ti prende? E me lo chiedi anche. Hai visto questa mattina cosa è successo in tribunale? Ilari mente, mente spudoratamente, ha sempre mentito. Sono stato uno sciocco a fidarmi di lui, a credere a tutto quello che mi raccontavi, a battermi per la sua innocenza. Ecco, guarda, e adesso sono al punto di partenza. Chiedo a Cotesta Corte che siano tenute presenti le circostanze generiche e specifiche. Queste sono le mie conclusioni. E lo faccio con un grande sforzo perché Ilari è un volgare assassino. Roberto, non credi neanche più a me. A te ho fatto male dall'ascolto. In fondo non sei che una datilografa. Sono una datilografa, certo. Forse non ho le maniere di Elena, ma almeno sono sincera. Stammi bene a sentire. Qui non si tratta di me, si tratta di Ilari. Quell'uomo è nelle tue mani, è così Gina, è la bambina. E tu potresti salvarli. Ma di loro e di tutti noi non hai capito niente. Non hai neanche capito che io ti amo. Che ti ho sempre amato. La Corte! La parola al pubblico ministero. Signor Presidente, signori della Corte,
Davanti a voi è un criminale di efferata crudeltà. Uno dei più tristi esempi della corruzione che impera nei sobborghi delle grandi città. E gli altri? Li ho mandati al di là della ferrovia a sorvegliare l'altra uscita. Eccoli. Ora non ci potranno sfuggire. Cosa conti di fare? Con quella gente non c'è da fidarsi. Stasera, quando scende il buio, andremo a vedere cosa è accaduto a questa Greta. Venite con me. Dove hai il cervello? Perché hai portato i ragazzini? Da dove voglio? Ma tornate a casa, che facite qua? Papà, senza lui manco da reggi in piedi. Sì, qui tutto va bene. Io sto giù con Luisa. Aspettate che faccia sera. Ecco la pistola. Attento, quella scappa! No! Chi aspetti a farla fuori come Marcella? Allora siete stati voi. Ilaria aveva ragione. Siete scappati quando è arrivato lui. Disgraziata, quando parli combini sempre guai. Che cosa vi aveva fatto di male quella poveraccia? Ha avuto quello che si meritava. Voleva espatriare con quel morto di fame e con i soldi nostri. Pertanto chiedo che l'imputato colpevole di omicidio premeditato nella persona di Marcella Punteri venga condannato all'ergastolo. Sono innocente! Mamma, non ti preoccupo, ci sto qua io! Io te credo! Gina! Gina! No. Calmati, calmati. Nessuno vi crede più. Nessuno. Perché non mi hai detto subito dell'espatrio e del resto? Io non parlavo, voi dicevate sei stato tu. E se parlavo, dove sarei andata a finire? Mi lasci, sia buono. Se non gliele dico io ste cose a mio marito, chi gliele deve dire? Si metta al posto mio. La parola alla difesa. Eccellenza, signori della corte. Le prove contro Mario Ilari sono così schiaccianti che io... Ma che fa? È pazzo. Vogliate scusarmi. Avevo scritto in difesa del mio cliente una arringa mostruosa in cui chiedevo per lui le attenuanti generiche, ammettendo così implicitamente la sua colpevolezza. Ora vi dico invece che quest'uomo è innocente. Non ce lo attestano le prove, ma ce lo dice con tutta la forza del suo animo Mario Ilari. Voi mi direte, provatelo. Provatemi voi, vi rispondo io piuttosto, che Ilari mente. Eh sì, perché siete sicuri e potete provarmelo che non è vero che il suo coltello sia finito nelle mani di Marcella nel modo da lui descritto? Siete sicuri che Marcella non mentisse nelle sue lettere attribuendo la paternità di suo figlio a Ilari? Siete sicuri che la sera del delitto Ilari non abbia riavvicinato Marcella per l'espatrio? Che non sia andato a Monteverde Nuovo da una certa Greta? Ne siete sicuri? A queste domande, signori della corte, voi che avete nelle mani la decisione, il destino di quest'uomo, i rappresentanti dell'accusa rispondono: ci sono le prove. Ma quali prove? Indizi piuttosto, signori. Soltanto indizi, perché io conosco solo due prove in senso assoluto: la confessione e la flagranza.
E in questo caso non c'è né l'una né l'altra. E sulla colpevolezza di quest'uomo, in conseguenza, cade l'ombra del dubbio. Signori. Signori. Vi siete mai chiesti finora perché noi non crediamo in quest'uomo, ma piuttosto negli indizi che ci sono contro di lui? Credo di no. Io invece mi sono posto questo quesito ed ecco la risposta che io mi auguro possa essere utile a parecchi di voi. Non credevo nell'Ilari, nonostante fossi il suo avvocato difensore, per un pregiudizio per cui un uomo così rozzo e malvestito dalla moralità dubbia non poteva dirmi la verità. Mario Ilari, all'inizio di questo processo tu hai detto che sei stanco. Stanco della tua vita. Ed hai aggiunto, sono giovane, molto giovane, sapete, perché sono tornato dalla prigionia. Questo hai detto. Sì. Sì, è la verità. Ascoltate allora la voce angosciata di quest'uomo. Solo, in una società che non lo comprende. Egli ha subito sempre le conseguenze di fatti di cui non era responsabile. Gli hanno detto che doveva partire per la guerra e ci è andato. Gli hanno detto che era un traditore e lo hanno tenuto prigioniero tra gli orrori di un campo di concentramento. È tornato e gli hanno detto che non c'era lavoro. Finalmente gli si è presentata l'occasione di espatriare. Egli ha tentato ed ora paga di persona. Eh sì, signori. Sì, perché egli non si troverebbe in questa tragica situazione. Egli non avrebbe riavvicinato Marcella se non avesse creduto alla sua promessa di farlo lavorare all'estero. Voi mi direte adesso perché non ha parlato prima, perché non ha detto subito la verità. Parliamoci francamente, signori. Quale fiducia gli abbiamo dato noi? Nessuna. Ed egli ancora una volta si è trovato solo, tragicamente solo, in un mondo ostile. Il pubblico ministero e l'avvocato di parte civile ci hanno dato una versione dei fatti per cui l'imputato dovrebbe essere condannato alla pena dell'ergastolo. Ma io chiedo loro, chiedo a voi tutti, potete in coscienza dire che voi avete ragione ed egli torto? Non potrebbe invece egli, Mario Ilari, dire la verità? Potrebbe forse dire la verità? Se ammettete che questo forse esiste, se ammettete che esiste una sola probabilità su mille che egli dica la verità, non potete condannare Mario Ilari. Vieni via! Che succede? Qui avranno fatto fuori Greta. Voi andate di là e tu vieni con me. Andiamo, su. Nascondetevi qui. Dai, cammina, cammina! Mi sono fatta male, non posso correre! Accidenti, avranno sentito sparare. Vedo qualcuno! Raggiungiamo la raffineria. Lì non ci trova più nessuno. Sembra grave. È meglio non spostarla. Resta tu, io vado a vedere che sta succedendo. Presto, presto! Imbecille, di qua! Anch'io ero appostato come voi, ma adesso è finita per loro. Andiamo. Oh, signori, siete voi. Ho cercato tanto di parlare con voi in questi giorni. Sono venuta persino in tribunale. Ho scoperto perché non volevano che parlassi in favore di Ilari. Sono stati loro. Sono stati loro ad uccidere Marcella. Li ho intesi parlare. Dicevano che Marcella aveva tradito.
ci dica qualcosa. No, no. Andiamo. Siete stato bravo, avvocato. Ho fatto così poco io. Vengo! Roberto, perché non vieni con noi? È giorno di festa oggi.